Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Shrek Super Slam. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la nostra prima sconfitta, ma devo dirlo, abbiamo usato il personaggio peggiore contro uno dei personaggi che mena abbastanza forte, mentre questa sarà una sfida 3 contro 1. 3 chef, un ingrediente segreto, un disastro. C'hai tutte le ragioni. Tra l'altro c'è uno solo che mi preoccupa a me. Non è neanche questo. Questo neanche è questo che mi preoccupa. Da bambino questa è stata la mia nemesi. Ma non ci preoccupiamo ora. Prima chef medievale. Guarda Ciuchino com'è arrabbiato. Un uomo il cui sogno era di riunire tutti i più grandi chef del mondo. E per questo ideò la più incredibile competizione culinaria mai. Masterchef. Ora gli sfidanti. Chef medievale degli utensili. Chef medievale dei dolci. E questa sera per voi lo sfidante del colesterolo. Testa d'uovo. Ciao, sono un uovo. Vediamo qual è l'ingrediente segreto di oggi. La ciuchino. Ehi, non sono un ingrediente segreto. Ho un'ottima ricetta per un delizioso arrosto. Ehi, sentite, sono scaduto, ve lo giuro. Ma poi Shrek è uno stronzo qui. Cioè, mette il suo migliore amico come piatto mentre testi tre si menano per cercare di ammazzarlo. Ah, ecco qual era la difficoltà in questo. Perché in teoria loro non sono tre contro di me, siamo tutti contro tutti. Se non ricordo male. Ciuchino! Contro! Testa d'uovo! Come felice lui. Ok, sono tutti quanti insieme nella stessa squadra. Che per quanto possa sembrare strano, la cosa in realtà mi solleva più di quanto dovrebbe. La cosa in realtà... Aia! Mi solleva più di quanto deve, perché se loro erano tutti contro tutti, finiva che alla fine si menavano anche fra di loro e prendevano più punti, mentre io dovevo farmi il culo per avere più punteggio in assoluto. Vieni qui. Porca. Presi. Non so se... Sì, tutti e tre li ho presi. Vista nel cuore a tutti. Io, guarda, me ne scapperei per tutta la partita ora. Quello mio. Dai. Come ho fatto a mancarlo. Ancora un minuto. Cos'è quella roba? Ah, era la mossa sua. Ok, con calma. Uncino. Si sta per caricare. E no, ora è pieno. E mi ha preso. Ok, siamo... sono ancora in vantaggio di un punto. Non sono più in vantaggio tra poco. Benissimo, abbiamo 20 secondi per riuscire a colpirli. No, dai. Ancora 10 secondi. No, dai. Spero ancora di essere in vantaggio di un punto. Spero di essere in vantaggio. Sì, che culo. Ah, certo, ho perso anche i conti. Yes, siamo 1-0 per tutti quanti. Uff, santo cielo, questa è stata abbastanza tosta. È il prossimo capitolo che mi preoccupa veramente, però voglio la rivincita, voglio più punti. Voglio avere più punti. Ecco fatto. Non so chi mi ha lanciato la cassa, ma gliel'ho rispedita al volo. Presi tutti.
No, il timer l'avevo rispedito indietro. Non è giusto. Dannazione, brutta idea cercare di colpirlo. Ovviamente. Cos'è successo? Però perlomeno a sto giro... Colpiti tutti! Stavo dicendo, a sto giro ci ha colpito solo Biscotto. Che c'è l'attacco homing, tra l'altro. Non vorrei dirlo. Però io questi ultimi 10 secondi me la scapperei. Ok. Ci ha colpito solo Biscotto. A sto giro, guarda, non sono neanche troppo arrabbiato. 5-0, cioè o meglio 6-1, che tra l'altro è stato solo Biscotto, quindi sono contento del risultato. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito. Se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Sto per ricombattere il mio incubo da bambino. Ciao a tutti.